che bella giornata, vero ragazzi? Sì, claro che sono sì. Sono bellissima giornata per un picnic. Questo è il dia migliore che io abbia mai visto. Sì, è vero. Sono felice, Lola, che sei venuta anche tu nella nostra vanilla. Sì. Okay. Sono contenta. Siamo contenti. Beh, bueno. Comunque ci sta proprio dopo un bel inizio settembre con un bel picnic a mangiare tra coppiette, dico bene? Esatto, è stata proprio una bella sorpresa. A proposito di sorprese, Sbriser, ho un regalo per te. Oh, davvero? Ta-da! Oh, che cosa? Oddio! Mi hai regalato un faro! Un orologio watch! No, che cosa dice? Un faro quello, Lola? È un Rolex. Ma che dici, Lola? Lola? Rolex. Vabbè, dammelo un attimo in mano. Però... Allora, ma mi hai giocato Minecraft Survival? Questo è un faro, un beacon block. Quante ore fai in tutta la scuola? Scrivimelo qua sotto nei commenti che voglio un sacco saperlo. Già. Ah, forse ho craftato male. No, perdonami, forse è un bel regalo, sbaglio. Costa il faro. E voi invece non vi siete fatti i regali? Sì, io ho preso un bellissimo fiore. Tieni. Oh. Che bello, grazie. Oh, che carino. Tieni. Che bello, grazie. Provatelo, Sriser, no? Ma dici, ma se premo il tasto destro me lo fai piazzare, vedi, eh? Non lo so, vedi se si illumina. Bacon. Va bene, bacon, allora provo. Bacon. Aiuto! Ma che mi hai fatto? Non respiro! Aiuto! Non respiro. Cosa sta accadendo? Io sono bloccato! Questo cosa hai fatto? Non c'è niente! Oh mio Dio! Sono bloccato! Sono bloccato! Sbriser! Sì, ciao Violet! Mi sono svegliata finalmente, mio Dio, sono stato di tanto tempo, io vedo che mi sono svegliata, però mi sono svegliata. Ah sì, mamma mia, cavolo, che cosa è successo? Devo andare da Lola. Oh no, no, Sbriser. Cosa? Sbriser, sei stato in coma per 5 anni. Eh? Cosa? Sì, Sbriser, sei stato su quel letto in coma per 5 anni. Le cose sono un po' cambiate adesso. Io ti consiglio di restare qui per la tua sanità mentale. Ma il mondo sembra tutto normale. Effettivamente, beh, il mondo è sempre quello, compa, nel senso, siamo sempre qui. Però, cioè, le amicizie sono cambiate. Oh, c'è Lola! Devo andare da Lola! Oh, Sbriser, no! Ok, perfetto. Oh mio Dio, Lola! Oh, mamma mia, che bello! Hai visto che carini? Sì, sono stupendi, cavolo! Che carini, sembriamo noi! Carini, davvero! Quasi quanto te, Crocco. Davvero? Sai una cosa? Sì? Sai come staresti senza occhiali? Cosa? Dai! Davvero? Sei bellissimo! Cosa? Grazie, Lola! Cosa? Voglio di andare a casa. Lascia like se anche tu sei indignata e scontento della nuova relazione che sta facendo Lola con Crocco. Adesso lascia like. Ah sì, potremmo fare quelle cose. Sì. Dai, vieni. La mia casa. Cosa è successo alla mia casa? Prima era tutta blu. Mio Dio, aspetta, ma quello è arancione con il giallo. Non dirmi che loro due. Adesso. Oh, cosa? Cosa? No. Violet! No! Violet, cosa è successo? Per quale motivo? Lola e Crocco stavano camminando insieme in maniera molto troppo appassionale. Insomma, tu eri in coma, sono passati 5 anni, capisci? Insomma, non è che stata lì ad aspettare che ti svegliassi. Cosa? Non pensavamo ti saresti svegliato. Ma e lui era fidanzato con te, Crocco! No, mi ha rubato Crocchino! Perché? Ah, tra l'altro la mia casa è infestata. No, vabbè. Già. Mi dispiace, non volevo lo scoprissi così. Dato che adesso siamo tutti e due single, però ti andrebbe magari di conoscerci meglio. Con tutto rispetto, ma... Come? Sbriser. Perché? Schifo. Ah, non c'è... non ti piace. Non è che non mi piaci, però piuttosto che mettermi con te...
Nel senso, preferirei mettermi con una ragazza. Cazzo, adesso? Sì. Ti metteresti con una ragazza? No, non in questo momento, no. Ah, ma io ho sentito, cioè, ho detto... Eh no, era un'ipotesi. Ah, ah. Piuttosto che Sbreezer, dico, Ah, yeah. Ok. Ah, ok, va bene. D'accordo. A dopo, ciao. Ma quando è che c'è Ivy in quella camera, scusami? Da quando è che sei in coma? Oh mio Dio, comunque, oh mio Dio, devo andare a parlare... Devo andare a parlare con qualcuno, Violet, non mi sento tanto bene. Loro sì, adesso insieme. Ci vediamo. Vai pure, divertiti. Cos'è successo in questi 5 anni in cui sono stato in coma? Non è possibile. Non è possibile. Ma lì ci sono Ryan ed Elox. Oh, ehi ragazzi. Ragazzi. Oh. Ciao, mi sono svegliato. Ciao, Sbrin. Oh, Sbree! Ciao! Come va? Tutto bene, voi? Tutto a posto? Sì, alla grande, dormito bene. Avete preso tanti pesci oggi? Sì, tanti pesci, molti, sì, belli. Bello, mi piace, va bene, uno ok. Particolarmente enorme. Vero. Va bene, e comunque, ragazzi, avete sentito l'ultimo? Io sono lasciato con Lola. Lola si è fidanzata con Crucco, avete capito? Cioè, io non lo sapevo da 5 anni. Mi dispiace, è una notizia bruttissima. Sì. No, peccato. Cavolo, amico. Però non ti preoccupare, una ragazza è per un periodo, gli amici sono per sempre, noi ci saremo sempre. È vero. Grazie mille, ragazzi. Ah, oh, mamma mia. Ma ora noi penso che dobbiamo andare a casa, giusto... Ryan. Sì, è giusto. Abbiamo un pesce speciale per stasera. Sì. Andiamo, sì. Oh, sono caduto. Oh no, ti sei bagnato. Io l'ero già. Ah, prendi questo, ti bagno adesso. No, non mi bagnare, ti bagno io. Oh, hai schizzato. Cosa sta accadendo a quei due? Non è possibile. Loro si sono messi insieme pure. Mio Dio. Oh mio Dio, cosa sta accadendo in questo mondo? Oh mio Dio, si sono messi insieme? Oh mio Dio, hai visto in camera di Violet? Oh mio Dio, ok. Molto, cioè mi piace la cosa, è molto carino, anzi non sapevo che Lux e Ryan avevano un debole tra di loro, però... La cosa assurda è che comunque sono passati 5 anni e già sono accadute cose assurde. Oh mio Dio, non va bene. Meg, devo andare a parlare con Meg, sì, Meg, speriamo che lei almeno non si sia fidanzata con nessuno, nessuna. Meg, eri qui in mezzo, Sbreezer. Mi stai aspettando, già mi sono svegliato. Oh, buongiorno. No, da 5 anni che non sono sveglio, Meg. Lo so, è successo un casino, Meg. Oggi solo ho scoperto che praticamente c'era Ivy che dorme insieme a Violet. Poi c'è Ryan che si è fidanzato con Elox. Lola che si è fidanzato con Crucco. Tu stai a posto, vero? Non sei fidanzato con nessuno o nessuna? Sì, tutto a posto. Ah, ok, meno male. Sì, tutto a posto. Un attimo, che devo andare a prendere una cosa di sopra. Ok, sì, va bene. Ah, che belle piantine. Sì, no. Ah, ma wow, ma hai aggiunto altre piante qua. Solitamente avevi sempre le viole. Ma che cacchio ci fa Zoe lì? Ciao, amore. Ciao. Ciao, Sbree. No. E amore, senti, ascoltami. C'è la enchanting table che non funziona. Oh, allora la mettiamo a posto, va bene? Mm-hmm, va bene, dai. Ma... Ciao Sbree, come va? Stai bene? Forse. Forse? Voi due state insieme? Sì, ci siamo messe insieme, tipo, l'anno scorso. Eh sì. Ho capito. Vabbè, sì. Scendo le scale, ci vediamo. Sì. Va bene. Praticamente sei rimasto solo tu single con Violet. Sono l'unico single in questa sera. E anche Ivy, in realtà. Però... È vero, però... Dove sei? Cosa cavolo accade? Sono l'unico rimasto solo. Tutti quanti si sono fidanzati. Crucco mi ha rubato la mia ragazza. Non ci voglio credere. Guardali come stanno bene insieme, loro due.
bene. Mi sta arrotire stando fuori. E non ho rubato la casa. Questa è casa mia. Com'è possibile? Non possono permettersi di rubarmi casa. Io adesso sono ritornato dopo 5 anni. Tutte le scatole! Fate sempre il modo! Non è vero, è vero! È impossibile! Ah, questi cazzi di merda! Ma che stai facendo? Morbid, andate via, via! Fuori tu! Fuori! Fuori! Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama questo gatto nero? Come si chiama? Come si chiama? Ditemelo! Jackson! Sei Jackson, muori! Muori, Jackson, muori! Muori! Muori, Jackson! Jackson, questa è casa mia e voi non potete riprendermela, ok? Ma dove? Specialmente Gruco, solo per rubarmi la mia ragazza. Lei era la mia 5 anni fa. Era mia, Gruco. Freezer, Freezer, se arrivo in la casa basta che te lo chiedi, te la ridiamo. Ma non puoi cambiare le cose. Ma sono cambiate le cose, io e Crucchino dobbiamo sposarci. Già. Mi spiace, Sbri, però... Pensacchio! Ragazzi! Cioè, Dio, mi aspetta! Non è stato forte? Siamo 5... La mia casa è normale! Sì! Che stai passando? È normale. Oh mio Dio! Dovrebbe essere strano. Quindi non siamo 5 anni dopo che mi sono svegliato? Meno male, ragazzi, era tutto un incubo. Non ci avete, non avete idea. Ho fatto un sogno incredibile. Ho sognato che Crucco si era messo insieme a Lola. Cosa? Sì. Sì, a Lola. Ho sognato che Lola era un sogno. E poi ho sognato che Violet tipo era single. Però anzi, Violet era fidanzata con Ivy, mi ricordo. Cosa davvero? Cosa? Voglio dire, cosa davvero? Sì. È un po' strano. Strano. Nel senso, strano, strano. Io vorrei tanto fidanzarmi con Mister Unicorno. Va bene. E poi non solo questo, ma c'erano Meg e Zoe che si erano messe insieme. Ed era troppo cute come Meg. Cosa. Era troppo cute. Ma quella non piace, wow. Non è possibile una cosa del genere. E poi Elox e Ryan erano insieme. Io e Ryan. Congratulazioni. Nah, ma siamo troppo amici per quello. Infatti. Beh, comunque sì, ho fatto un sogno assurdo. Lola, tu noi siamo insieme ancora, vero? Certo che stiamo insieme. Tu sei fidanzato, Sbri? Cosa? Tu con chi eri fidanzato, Sbri? Ero single. Guardate che non è single, eh. Eh? Vabbè, io sono l'unico fidanzato qui dentro. Scusa, sigati tutti! Ma io sono fidanzato. Beh, questo è quello che credi, è quello che ti fa credere Violet. Dico bene, Violet. Violet! Unicorno! Ah! Perché unicorno?